Signori, buonasera, benvenuti in Radio, Radio PDM TV, la tua radio, la radio del cuore, la radio dei tanti cuoricini, la radio che ci tiene sempre vicino, 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 che più vicino non si può, come mi sta al fianco questa sera Emanuele Caianiello, il nostro carissimo amico. Buonasera Pino, buonasera, Caianiello. Tutto bene Pino, tutto a posto, e siamo qua, e la giornata è bellissima, è ricca Pino di sole. Ricca di sole, sì, ricca di sole. È giusto, come si dice, più sole non si può. Vabbè, sai che voglio dire, il tempo è così, perché questo è il periodo giusto che ci vuole un po' di sole per riscaldare un po' l'atmosfera e per chi si deve prendere una bella... come si dice, scottatura di sole, ce la può prendere, tanto sì, a noi che ci importa. No, è giusto l'occasione. Va bene anche l'occasione, vabbè, scusa, se la vogliono prendere sono fatti loro, se io la voglio prendere ognuno... ma perché sono fatti due? No, ognuno fa quello, anzi è l'occasione giusta per poterla fare per chi lo voglia, esatto, fare. Quindi io dico buona serata, Pin, tu sai, ogni tanto ti vengo a trovare perché abbiamo una stima, un'amicizia da una vita. Ma quale piacere, questo piacere vale anche per Ottaviuccio, Vincenzo Abbatiello, Clarissa Nuvolina, Perenza Palma, Stefania Scarlino, Giovanna, Mimma, insomma. Un abbraccio da parte mia a tutti, facciamo salutare pure Tommaso che sta a fianco a noi. Buonasera a tutti. Tommà, però non alzare il volume del tuo iPhone. No, chi se può favore che c'ha l'iPhone, alza la voce, se fa sentire pure per dentro spartuglia immagine. Grandissimo fedentone che non c'è altro. Vabbè, Tommaso, stai facendo la fine con il fedentone di Ottavio Spezzacatene, che tutti spezza fuori che cadete. Però ho capito, fai sentire un po', dai. Andiamo in onda sul cellulare. Fai sentire un po', dai. Così ci può. Ci siamo già collegati, eccoci. Dove poi sta? Eccoci qua, l'abbiamo visto, abbiamo dopo, sta caricando, sta caricando. Vedi? Facciamo salutare pure Tommaso che sta a fianco a noi. Buonasera a tutti. Tommaso, però non alzare il volume del tuo iPhone. No, no. Chissà, per favore che c'ha l'iPhone, alza la voce, se fa sentire pure per dentro spartuglia immagine. Grandissimo fedentone che non c'è altro. Ancora parla, figura. Allora, Vincenzo Abbatiello ricambia i saluti per te, Caianiello, grazie, per grazie, Tommaso, Vincenzo, e per tutti quanti. E poi manda un saluto circolare per tutti i radioascoltatori, in particolar modo per te, Ottaviuccio, Clarissa e per tutti quanti, insomma. Salutiamo anche a Ottavio. Ciao Ottavio e ciao a Enzo Abbatiello da... all'Arizona. Sì, Vincenzo Abbatiello dall'Arizona. Sì, per amici fedeli che stanno sempre vicino. Sì, Vincenzo ha detto finalmente questa sera vi posso ascoltare, manca il gatto. Ah, ecco, un solo ciaballo, va bene, capito? Così va bene. Ah, dice finalmente vi posso ascoltare con le orecchie. Ci fa piacere. Perché le altre volte come ci hai ascoltato? Non lo so, tu l'hai detto prima. Tu no, mi chiedo, la domanda è in calza, perché altre volte come l'altra ci hai ascoltato? Come ci hai ascoltato, Vincenzo? No, tu dici che ci ascolti con l'orecchia, sentite. Allora, vediamo, passiamo con il primo brano, il 3DTT, questo brano lo mandiamo per Ottaviuccio. Buon ascolto, Ottavio, buona serata. Grazie pure a me. Ciao, fedentone, tu Emanuele. Già ci sta minacciando. Ah, già ci sta, vabbè, piano piano. Si chiama Alberto Selli. Tutto ma va storto, e ti, a me come non botte, e ti, sembra che sta sciorto, e ti, una volta a me, una volta a te, la vita è un varietà. Si è speso nel suo assaio, e ti, io non mi arrendo mai, e ti, la vita è fatta a scala, e ti, io scendo a casa, usa gli alla, e masto non ti appa. E ti,
siamo ammalassati, e tiriditti, che fammi trovanato, e tiriditti, non può giovere sempre, o solo prima roba, da volta torna a sci, e tiriditti, se mi tu parli male, e tiriditti, te vega è butto sale, e tiriditti, si sono disoccupati, che la vita è una roda, sempre storto non voglio. Ecco fa sempre storta roda mi, prima roba da girare. Se tu vieste firmata, e tiriditti, mi accatti in tuo mercato, e tiriditti. Uè, ha detto Vincenzo Badiello, fai attenzione, badate come parlate che io sono in ascolto, vi spio. Ciao Vicenzina. E tiriditti, siamo ammalassati, e tiriditti, che fammi trovanato, e tiriditti. Un po' giovere sempre, o solo prima roba, nata a volte torna a sci. E tiriditti, se mi tu parli male, e tiriditti, ti vega è butto sale, e tiriditti, si sono disoccupati, che la vita è una roda, sempre storto non vuoi dire. Può giovere sempre, o solo prima roba, nata a volte torna a sci. E tiriditti, se mi tu parli male, e tiriditti, ti vega è butto sale, e tiriditti, si sono disoccupati, che la vita è una roda, sempre storto non vuoi. Io mi prendo la vita con filosofia, ma non Sofia, filosofia. Il prossimo brano ce lo propone lui, Emanuele Caianiello. Caianiello, io ho scelto Vipera Maledetta. Hai fatto una bella scelta. Vipera Maledetta, questo brano lo dedichiamo per tutte le vipere. Eh sì, a tutti quelli che ci vogliono del male, sai, involontariamente sono invidiosi, gelosi, noi gli diciamo buon ascolto, buona vita anche a loro, che poi comunque alla fine la capa mettono sempre a posto. Dalla trina. Perché mi sa che questo brano ci sta quella parola, sì, dice. Sì, sì. Per me, mi sa che apri la latrina, qualcosa del genere. Si comporta, dai, troppo cattivo. Ascoltiamolo allora, questo brano. E allora, questo brano. Ma collegate anche sul mio telefono, hai visto? Ma quello non basta quello che è. Troppo che la credo, ma. E allora, questo brano va in dedica da parte di un'anonima. Per Ottaviuccio. Ottavio. Che lui fa sempre Tarzan. Ah, ecco. Sta sempre con il sedere in mano, dice che gli fanno male i morroi. Va bene che ce l'abbiamo dedicata a Ottavio questa canzone, non so chi è che ce l'ha chiesto. Un'anonima. Bene, Tommaso. Un'anonima. No, è un'anonima che ce l'ha dedicata. Sì. Va bene. Chi è? Tutto per Ottavio. Tutto per Ottavio, tutto per te, vai. Però non facciamo i nomi. Se l'ho dedicata io. No, tu. No. È pure Tommaso. Poi ce l'ha dedicata pure Vincenzo Badillo, Clarissa Nuvolino. E vai, vai. Buon ascolto allora. Eppure in particolar modo dedicata da Dora Pazienza per te. Va bene, grazie. No, per te. Per te, Ottavio. Ah, Ottavio, anche per te.
pure da d'ora, vai. Ogni mattina questa voce bollicina a lucchi in tuo palazzo fino a me c'è rotto razza si va a sonna nannina che l'estate è ballerina c'è cotto sala presa per un si fa inventà si vede a congiottina che onesto e faticatore e la mandano dottore che non figlio un quillo là quando vedo fruttaiuolo ma che faccio mariuolo non si scorderà da nato in dove a sciacchella là vibra 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 maledetta puntato per il tuo camera mordezza. Si vede ben vestita una signora, a roba isa vestrindo scura. Vibra, vibra, vibra maledetta, siamo un caiatto che ci vola essa. Ci volte se già preso tutte le onne, sa piglia manca morto rinde sonne. Questo brano va in dedica da parte di Ottaviuccio per te, Stefania Scarlina, con tanto amore. Si incontra una Luisa, ci fa subito sorriso, che lo porto gira la vita, che subito avanti là. È una vera malalenca, una cancella manco un cezzo, si rimane che l'amore resta puzza in coppa qua, palle spalle ma vita. Ancora da parte di Vincenzo Abadiello per te, Ottaviuccio. Che le corte stuffiate, che a te scimmia tutta storta, mosa mise pure la parrucchia, che non viene pure a bocca. Vibra, vibra, vibra maledetta. Ottaviucci devi smurare in dire stasera, vedendo una. Si vede ben vestita una signora, a roba a isa vestrindo scura. Vibra, vibra, vibra maledetta, si ammucca gli altri che ci vola essa. Ci vuole essere già presso tutte le orne, sapiglia manca morto rinde sonne. Quando spanno nell'anzolo, gli scuffetti nel sudore, s'affaccia donna Alberto, che può fila signore rimpetto, ci ave faccio una carmela, caso dei nazi da fela, poi intriga che corda d'oglia, si nota venga a spanna, leva stimi guagli un gelo, e a tutto il suo quartiere, a schifai un brigadiere, non ha molette più arresta, si è acchiappata che la vibra, ha buffato le mazzate, mannata all'ospitale, facitela morire. Vibra, vibra, vibra maledetta, buttata per il tuo camera monnezza. Si vede ben vestita una signora, a roba isa maestrito scura. Vibra, vibra, vibra maledetta, si ammucca gli atti che ci vola essa. Ci vuole essere già preso tutte le orne, sa figlia manca morta rinde sonne. Bene, un caro salutino lo facciamo anche per Angelo Russo, nonché per Maria Rosaria. Ed era Vipera Maledetta dalla voce di Emanuele Caianiello. Diciamo una cosa importante, che sì, questo disco l'ho fatto qua negli anni 2000, wow, 15 anni. 15 anni fa, ma non faccio sapere quanti anni abbiamo. No, noi mica abbiamo detto, no, vabbè, noi abbiamo qualche... No, noi siamo piccolini. Siamo ragazzi. Però quando ho fatto questo disco, Pino, eravamo ragazzi. Io avevamo 5 anni e te... noi se avevamo 5 anni Tommaso quando era lattante ancora doveva nascere stava ancora stavano pensando sì, stavano pensando dice, che facciamo lo buttiamo fuori ha sentito lo buttiamo fuori stavano dici zia o nonno stavo se i miei genitori stavano avevano pensato di creare questa famiglia e di mettermi al mondo non me ne ero accorto stavamo sì, parlando con l'effetto del papa ah sì e vabbè non fa amici 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 fedelissimi però comunque voglio dire parlando del papa è la persona più squisitissima di questo certo, momento certo, una persona certo. Molto affabile ha una comunicazione una cosa molto diversa da tutti i papi che sono stati
veramente trova dialogo stupendo con tutti quanti, anche con gli animaletti. Sì, sì, ti dico la verità, a me farebbe tanto perciò piacere. Perciò si è fatto chiamare San Francesco, Francesco. Papa Francesco, sì. Perché San Francesco parlava con i cani, pure con i conigli. Mi farebbe veramente piacere di conoscerlo. Io mi ricordo che a volte dice vicino a qualche coniglietta, no? Dice tu, comportati bene, se no ti faccio che patana. Vabbè, Pino, perché con mo cinese che si ha mangiato. Lo so, vabbè, tu mo siccome che stavi... Oh, che rotta viuccia, povero stick. Vabbè, tu ora, siccome che hai fatto un video col cane, allora tu perciò mo ti sei... lo so. No, ma ancora lo devo caricare, perché non ho fatto altro che grattarlo, perché sai, insomma... Però comunque bandiamo le ciance, diciamo una cosa bella, perché tu sei appassionato degli animali, ne hai avuto tantissimi, ti ricordo ancora quel cane pastore tedesco che era veramente bellissimo, quel cane aveva 10 anni. Mi devo informare un po', perché mi manca Chetti. Un bel cane. Tu ti piacciono gli animali? Non so se è stato quel fedentore del cinese oppure no. Mi ha abbandonato. Ah, se n'è scappato? O se l'hanno rubato, ha fatto come dice Antonio Marchese vicino a Ottaviucci, io di schifo. Vedi, Pino, tu ora lo stai caricando, quello ci chiamo, va in diretta, dimmi. Clarissa, cosa vuoi ascoltare? Non chiedetelo, scrivetemi. Posso e vorrei ascoltare questo brano, se c'è io lo inserisco. È vero, è vero. Se non c'è, dico arrangiato. Si mette una piace. Ora, perché non vè una bella cosa, metti una tua canzone, una bella canzone. Facciamo una mia, una tra tua. Pani, sta quella canzone Vita Mia, che mi piace. Poi stanno due o tre canzoni belle, quelle nuove che hai fatto ultimamente sempre di 15 anni fa. Vabbè, nuovo di zecca, 15 anni fa. Qualcuno che si è nuovo si pensa l'hai fatto fresco di giornata 15 giorni fa, Tommà. No, vabbè, guardi, io ti do ragione a dirmi che sono fresche di giornata, perché io sono sempre inediti questi pezzi e sono bellissimi. No, perché io non li promoziono, non ho mai fatto, diciamo, a me se mi chiedono a volte qualche brano lo metto, altrimenti io sono troppo altruista. Lo so. Quindi se me lo chiedono lo metto, non perché... io potrei fare non ti interessa tanto, no, potrei fare dei programmi interi per le canzoni che io ho, però dico facciamo andare avanti i ragazzi come te, per esempio, diamo spazio ai ragazzi, come ai giovani. Tommà, tu pensi di cantare quando ti fai grande? No, niente proprio. Ti piace? Sì. Allora, quindi stiamo preparando la canzone di canzone o non? Vuoi fare una canzone sua? E quale canzone? Sta ancora a studiare. No, Vita Mia. Ah, questa qua, vuoi mettere la voce lì su? Questa che facciamo adesso, Non è male, no, a parte che ci sono, non solo questa che mi piace, ci stanno tante belle canzoni. Se riesco a trovarla. No, anche questa qua che hai detto tu pure, questa è bella, anzi figurati, questa è una canzone d'estate. Sarebbe una bella cosa, anzi, se noi diciamo a qualcuno di questo periodo, tipo per dire, se diciamo vicino a Ottava Spezza, Utto d'Ammare, lì dice quando è l'occasione giusta, mo perché fa caldo, capito? Su questo non ci piove, perché Ottaviuccio è molto obbediente. Non ce ne importa proprio. No, dici io per la radio mi butto anche dietro un treno. Anzi, chi le dice prima che mi vuotre, ma mi vuotte io. Un saluto all'ospite che non so il suo nome, ma Emanuele Canil non è un ospite. No, sono un amico. Clarissa, Emanuele Canil è un amico. Sono di casa, voglio dire, sono anni che frequentiamo qui insieme a Pino Di Maio. Un abbraccio da parte mia a te e a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento. Anche se è un grande artista, però ringrazio, per Pino, me è uno di casa, è un amico... Diciamo una cosa molto bella, lo possiamo dire, che martedì ci abbiamo una bella festa insieme. Si festeggia un compleanno di una piccola bambina che fa 2 anni. 2 anni, il compleanno di Giovanna. La figlia di Palma. Esatto, che tua nipote. Tanti ma tanti auguri. Tommà, tu ci stai? Sì. Quindi ti fai una canzone pure tu? Sì.
Allora, no, allora l'hai preparato tu alla Pino? Ma oltre Tommaso. Tommaso ci sei pure tu. Ci sta pure l'altro amico nostro. Facciamo una grande festa perché Roberto Doria. C'è Roberto Doria, c'è Oscar Di Maio, c'è Rosario figurati. Albano. Figura, guarda che festa. Ci sono altri cantanti che alleeranno sì, la serata. Ma tu sai che la stima e l'amicizia con te, tu che fai questa professione da anni, è ovvio che certo, tutti quanti cercano di partecipare. Tu poi hai invitato tutti i tuoi amici stretti. Sì, gli amici che di più di cuore, ecco la verità. Sono tutti quanti i miei amici. Però questi sono quelli però, più di cuore. Voi siete quelli che più magari ti stiamo vicino, ecco. Mi state vicino. Per esempio, se io inviterò Franco Moreno, lui non mi dirà di no. No, dice Pino a disposizione, io verrò. Basta che mi dai 2500 euro. Sì, io sì, Paolo. Ieri che mette l'andere, vedi si cammina, caso mai ti corre a prese, una bella mazia oliva. Ma faccio presto tutta viuggi. Ma comunque, Pino, voglio dire, ognuno. Comunque sono artisti che meritano, dai. Sì, no, ognuno ovviamente fa le scelte, ognuno le amicizie, cioè, ci sono tanti tipi di rispetti, voglio dire. Vedi, lui mi ha chiesto un ricchino, no? Mi ha chiesto un ricchino. Ho capito, No, ma lui l'ha fatto per il rispetto, perché c'è Tommaso, ci sei pure tu. Altrimenti? No, avrebbe scritto Ricchio. Sempre Ottavio, ma che combini, Ottavio? Eccola qua, eccola. Questa si intitola Vita vita mia. Ci la canta Pino Di Maio. Bravissimo, vai. Quando la sera esci con me, io ti guardo fisso negli occhi, sento qualcosa dentro di me, sì, paura di perderti, non so cosa farei, no, non ci voglio pensare. Tutte le cose che hai faccio e faccio per te, tu sapevi perché, perché è importante, sai perché, se un respiro che dà vita a me, c'è un cuore che va tambietta a me, se non c'è stessa tu. Come facessi a gamba. Ancora un saluto su questo brano per te Vincenzo Abbatiello, per te Clarissa Nuvolina, per te Stefania Scarlino. Perché continua a recitare con me, io te leggo in luce, ora ancora capro. Storia fornuto Cucchella, cioè un anno fa. Ormai nessuno ci vuol formare, sta amore nostro è troppo grande per morire, e non sia mai da vista per te, pure l'anima resta per te far ritornare, casi ne esistesse tu, ti è da vista inventare, pa me fa gamba. Vita mia, perché continua a recitare con me, io te leggo linda luce, ora ancora caduto per me,
Bene, 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 era la voce di Pino Di Maio nel brano Vita, vita mia, ossia paura di perderti. Ci tengo a dirlo perché il titolo di questo brano era Paura di perderti. Poi, visto che è una continuazione, vita, vita mia, vita, vita mia, e allora poi cambiamo il titolo e mettemmo Vita, vita mia. Però sulla copertina c'è scritto Paura di perderti, invece poi sulla SIAE è registrato Vita, vita mia. Vita, vita mia sulla copertina, Paura di perderti alla SIAE. Questo è il titolo originale di questo brano. Allora Tommaso, dimmi, a chi volevi salutare? Volevo fare un saluto a tutti i miei amici che ci ascoltano dagli smartphone e tablet e alcuni anche dagli iPhone, come sì, noi ci associamo. Stamattina sono arrivati tanti saluti dagli smartphone. Sì, li saluto anche perché è finito l'anno scolastico. È finita la scuola, finalmente, sì. Vedendo ora ti puoi dedicare di più al pallone e tante altre cose. Sì. E non alla radio. Adesso si ritorna mercoledì. Si ritorna mercoledì. A scuola, a fino scuola. Al 10 giugno. Fino al 10 giugno, vabbè. Vabbè, tu sei stato promosso. Sì, sì. Complimenti. E poi faremo una festicciola anche per te. Sì. Che sei stato promosso. Che scuola? Calcara. Agnello Calcara. Sì, questo lo so, dico. La terza media. Terza F. Terza F. Sì. Ora l'anno prossimo vai al primo. Primo superiore. Primo superiore. Complimenti. Un ragazzino molto intelligente. Preso dal nonno. Onestamente, che è? Senza offese. Non ho capito. Più bravo. Qual è la materia che tu sei più bravo? Italiano, arte ed educazione fisica. Perché non si nota che c'hai i muscoli? No, è fisicamente. Vabbè. Fisicamente già c'hai i muscoli. È diverso da te e da me. Vabbè, ma lui è ragazzino, vedi? È atleta. Fisica, insomma, c'hai i muscoli. Sì, tu eri così. I muscoli. Eri sicuramente un po' più massiccio. Più sì. Ottaviuccio si sta minacciando. Dice: voglio sentire Orecchina. È dedicato questo brano tutto per Nicola Ricci, che più Ricci non si può. Allora, Vincenzo Battiello, da dove ci ascolti? Dal web o dal cellulare? Scrivici. Noi vediamo cellulare. Vediamo cellulare su. No, te lo sto chiedendo perché i cellulari non vengono segnati nello share, quindi... Pino, ma scusami, sì? Però diciamo una cosa, ma ho notato una cosa, ma forse Ottavio non sta bene oggi. No, è un periodo... Allora, ti spiego... Fatta male. No, ora ti spiego subito. Che è successo? Ti spiego subito perché Ottavio non si trova più un po' con il cervello. Allora, Mimma non c'è. È perché Mimma sta in Sicilia. Ora lui non è più controllato come una volta. Si è aggravato. No, mi sento sempre sole, sai, con Giovanna. E allora dice, si guarda intorno, dice, lui si dimentica che Mimma non c'è più. Poi tutto ad un tratto, come un lampo, si ricorda. Dice, perbacco, Mimma non c'è. Giovanna, vieni qua. Insomma, dice, voglio fare Tarzan. e Giovanna, povera Cristo. Ho capito. E allora, insomma, lo deve subire. Vabbè, è la vita che poi lui si presenta al mattino e dice: prima ho fatto Tarzan, nel pomeriggio ho fatto Tarzan, di sera ho fatto Tarzan. Ho capito. Ma io dico, ma tu dove le prendi tutte queste liane? Perché tu, come lo sai, quando uno fa Tarzan c'è bisogno di una funo per buttarsi. Io mi butto dall'armadio. Allora, Pino, scusami che ti interrompo, mi sono rammentato di una cosa molto bella. Perché non facciamo una cosa? Perché non facciamo, passiamo una bella canzone di Roberto Dori e di Oscar Di Maio? Dopo. Sei d'accordo? Certo, dopo, però condanniamo prima Orecchina. Ah, sì. E la cantò Oscar Di Maio, quindi un po' alla volta. Dedicata a chi questo? A Nicola Ricci, da parte di Ottavio, ci ha detto, però non dire che sono stato io. No, a chi l'ha detto? Mica l'hai detto tu. L'hai detto tu, Tommaso?
Sì, no. Sì, l'ho detto io. Ah, è stato Tommaso. No, l'ha detto pure lui. L'ha detto lui, l'ha detto Tommaso. Ha detto non fare il mio nome, tu ce l'hai mai, dice da parte di... Però non dire che ce l'ho detto. No, l'ho detto io. No, io dico c'è Ottaviucci. E mandiamolo qua in onda. Sì, sì, Vincenza, Ottaviucci fa ancora Tarzan. purtroppo sta dalla mattina alla sera con le mani sul sedere. Perché so che soffre pure il morno, il povero Cristo. Pure, sta proprio rovinata allora. Sì. Lui quando si siede usa la ciambella. Sì. Sì, perché... Mamma mia, sta rovinata lui. Cioè non si può nemmeno sedere allora. Ottavio, che è successo? Fammi sentire, mannaggia mia. Si è aggravata allora, Pino. Mi dice amore... Si è aggravato, Pino. Amore, come un bacio tu non bacia nessuno. Dice che Giovanna gli dice, amore, come un bacio tu non bacia nessuno. Ah, ecco, guarda un po', a Giovanna ce l'ha detto. Ha detto, mi stai facendo scoprire tutto quello che io faccio dalla mattina alla sera. Ah. Ma tu, tutto devono sapere di te, fedendo uno. Tutto, senza dire niente, senza fare altrimenti nome. Che razza di Pino Di Maio tu sei? Sì, però senza fare nome, come hai detto tu. No, sì. Lui ha detto, Pino, mando Ricchino di Oscar Di Maio. Sì. Per Nicola Ricci, però non dire che sono stato io. No, e chi l'ha detto? Nessuno l'ha detto, nemmeno Tommaso. L'ha detto No, l'ho detto io. No, questo l'ha detto no, proprio. Lui l'ha detto lui. Posso ubriacare il lingo, Pino? L'ha detto lui, l'ha detto. Allora, Origine, eccolo qua. Ecco, per Ottavio Spezzacatini, vai. Mia figlia dice che sono all'antica, che so che tu ne feste fuori moda, ma mi sa dietro sto facendo la fama. E l'avventura non fornisce qui, mo si è fissata pure Origine. E a 50 anni poca ieri ma poca, ma è sura fritta e tremarava pure. Pensando a quanta magia spiritosa, c'è una donna nel quartiere, molto esperta nel mestiere, un'amica mo mi sta portando là. Signora mi facite molto via, perché ci voglio mettere Origine, ma un buco piccolino, la prima volta che mi faccio fa. Signora mi facite molto via, c'è una persona e voi me ne parlate, se ho venuto qua perché mi fido, questo buchino me la vita fa. Ma raccomando, vado piano piano, tenga paura che mi faccio male, soltanto un pochino a volo a volo, con l'anestetica male non fa. Signora mi facete un pochino, perché ci voglio mettere Origine. A mia Origine mi sembra piaciuta, per la paura l'ho rinunciata, ma mamma sono decisa veramente che su buchino mi voglio papà. Non c'è rischio di infezione, non la giusta precauzione, non c'è sta niente che mi può fermare. Signora mi facite un buchino, perché ci voglio mettere Origine. Ma un buco piccolino, la prima volta che mi faccio fa. Signora mia, facete un pochino, c'è una persona e voi me ne parlate. Se ho venuto qua perché mi pido, questo pochino me la vita fa. Ma raccomando, fate piano piano, tenga paura che mi faccio male. Soltanto un buchino a volo a volo, con l'anestetica male non fa. Signora mi facete un buchino, perché ci voglio mettere, perché ci voglio mettere, perché ci voglio mettere Origine. La faccio bella la figura, cosa dell'altro mondo.
Bene, un caro salutino lo facciamo anche per Pino Sansolini e per Pina Bologna. Questo deve essere sempre lui. Allo, pronto? Sì, un attimo che la passo dall'altra parte. Mi è sembrato di sentire una voce un po' conosciuta. Allora, pronto, con chi ho il piacere di parlare? Pronto? Sì, pronto. Con chi ho il piacere di parlare? Sì? La nuova ascoltatrice. Ecco, ti ho riconosciuto subito perché hai detto chess. Hai usato la parola chess, che ti ho riconosciuto subito. Brutto pedentone, stasera volevo fare il serio, stasera volevo pregarti, stasera, brutto pedentone. Cosa volevi farmi? Ti volevo pregare. Questa ha sbagliato proprio palazzo. No, si crede che stava in chiesa. Ha preso per No, mi voleva fregare. Ah, pensavo che ti volevo pregare. Voce del verbo fregare. Fregare. Io frega, ti frega. Frego. Tu, io mi continuo a fregarti. E io ti fregherò. Comincia a fare la polemica, che addirittura. E certo. Manuele, buonasera. Buonasera Ottavio, come stai? Buonasera, perché c'è solo Manuele qua? E guardi chi sta qua. Buonasera, zio Ottavio. Tommasino. Tutto bene, zio Ottavio? Tutto bene? Grazie. La radio PDM mi sono ripreso. Ah, meno male, ci fa piacere questo. Ti sei rianimato, Tu ti sei ripreso? Manuele, perché la radio PDM mi dà ossigeno, mi dà l'amore. Sì, perché fa Tarzan dalla mattina alla sera, 24 ore su 24. Meno male che c'ha Giovanni che gli cambia il pannolone ogni mezz'ora, ogni ora. Sì. Sì. Invece no, Giovanni mi dice amore, guardami negli occhi. Io la guardo Se ha intenzione di fargli una dichiarazione d'amore o dirgli qualche parolina per bene, allora qui ci vuole il sottofondo. Il sottofondo musicale. La brutta pedentura di Vincenzo. Ciao Vincenzo, ora ti vedi in linea. Ciao cuore mio. Chi è? A Vincenzo, quella pedentura la vedo in linea adesso. Ma Vincenzo Abbatiello? A Vincenzo Abbatiello, quella brutta pedentura. Sono tre ore che stai in linea, Vincenzo Abbatiello, sulla radio. Io non la vedevo, capito? Io non la vedevo. Quella è la vecchiaia. Ottavio, scusami, ma che è successo? Non sento, non vedi più, io sto ascoltando tanti disagi. Ma che è successo? Vedi, per esempio, c'è Vincenzo Abbatiello, vedi? Sì, Leggi pure tu, un beso. Beso al mio amore, zio Ottaviuccio. Vedi? E lui sta 24 ore su 24, sempre a fare Tarzan. Ah. Perché lo amano, hai capito? Lo amano. Sì, a me mi amano tutte le mie fans, tutte le mie mucche che mi vogliono bene. Ma c'ha molte fan, Bino? Quante fan? Lui è diventato un latrin. Però più latrin che latrin. Invece le mie fans, pensando oggi, oggi ho fatto la videocam con Stefania. Hai visto? Hai capito? No, con Stefania. E mi ha detto, oh, che bello. Veramente, così ha detto? Sì, mi ha detto. E tu che cosa gli hai detto? E lei le ha risposto, sì, cuore mio, vita mia, luce dei miei occhi, della mattutina, sangue del mio sangue, Stefania, da quanto tu incontrato a me, io mi innamorato, il mio cuore mi fa da mia, oh luce dei miei occhi, cuore del mio cuore. Ottavio! Sì, pronto! Ti ha messo il sottofondo musicale, hai sentito, Pino? Guarda! Sì, l'ho
Ma guarda un po' che sottofondo musicale, eh? Sta facendo, non ho sentito. E no, sta per arrivare a Natale, capito? Sì, e ma arrivo pure a Pasqua. Pasqua, già passato. Ma perché non ti piace questo stacchetto? Come sottofondo, non ti piace? Ma io l'ascolto, mo che vado a sentire la replica. Adesso, totalmente che mi emoziona quando faccio la dichiarazione a Stefania, sento così appena, ecco. Invece dopo, quando c'è la replica, io l'ascolto e mi innamoro sempre di più per quella persona. Ma guarda un po', guarda, Pino, è così, è veramente io questo. Onestamente non vorrei non ripetere non quello credi. Che dice Antonio Marchese. Antonio Marchese va bene, lo vuole bene. No, Antonio Marchese di Steve. Non ho fatto Antonio Marchese la dichiarazione, quale mi dice sempre, ma tu mi fai di Steve. Ah, ti vuole bene allora, ti vuole bene. Sì, mi vuole, Madonna, Clarisse, mi sta dicendo Clarisse. No, tu sei sempre mio, sarai sempre mio. E resterà nel mio cuore, perché tu mi hai dato il sorriso, tu mi hai dato, cioè, tu sei la mia anima. Lui sta leggendo adesso. Ecco. Tu rimarrai sempre nel mio cuore. Sì, sta leggendo, ecco. Uè, ha detto Vincenzo Abbatirlo, ha detto è impossibile non vederla, perché lei in questo momento si trova sul pullman. Mi ha mandato la foto del pullman, dentro al pullman. Sta nel pullman. Sì, ma però prima, Pino, tu sai che io sul computer, per vedere tutti gli amici che sono assai, devo scendere giù. Hai capito? Ho capito. Allora, Vincenza, l'ho vista adesso, perché vado giù e l'ho vista, perché c'ha un vestito nero, mi sembra, un abito nero. Sì. È di lei. Ecco, quello è. Allora devo andare giù. E poi quando c'è il bollino verde vuol dire che sta. Sì. Va bene? Mm-hmm. Pronto? Ehi, pronto? Chi è? Allora, senta. Sì. Posso fare qualche salutino? Certo. Allora voglio... Come dichiarazione d'amore hai finito? Eh? Come dichiarazione d'amore hai finito? E l'ho finito, purtroppo è dentro che tu mi interrompi, mi tagli sempre. No, perché altrimenti tolgo lo stacchetto, hai capito, come sottofondo. Perché se tu devi continuare, io non lo tolgo. Da mai che ho finito di fare la dichiarazione, vedendo una. Ecco. E poi mi dice che siamo in privato, vedendo una. Certo, noi siamo sempre in privato. Ecco, sì. Ottavio, allora, Ottavio, com'è il tempo là? No, oggi è una bellissima giornata. Pure qua. Perché buttesi un po' di vento. Sono stato 4-5 giorni a fatto acqua all'infinito, però comunque ora si è aggiustata, meno male. No, qua piovuto poco, un po' di freddo, un po' di vento. Ottavio, qui quando piove l'acqua è bagnata, da te? Da me, quando piove il vino. Piove il vino? Piove il vino. Sì, sì, sì. Perciò stai sempre ubriaco. Vedendo... Dille a zio Ottavio che non sono io con il vestito nero. Ha detto che non è lei quella che tu hai visto sulla foto. Non è lei? No, non è lei. E poi che non vedo neanche più. Ha detto non è lei. Aspetta un po' che andiamo a caricare. Andiamo a caricare una foto, aspetta. Aspetta. Sì, aspetta. No, è lei. Le foto di io. Quella di Vincenza. Sì, è lei. Cambiato foto con la presentona. Chi è? Di Vincenza.
ha cambiato fuori quella brutta fedeltone di Vincenza. Dove allora, sta? Dove l'abbiamo messo lì? Scrivi, clicca. Io posso salutare qualcuno? Prego, sì, prego. Allora voglio salutare a una persona che ha una giacca bianca con cos'è, una magliettina celestina. Chi sia? Ottavio. Ecco, oggi è Pino Di Maio. Ottavio. Ho caricato una delle tue foto. Ah, ecco. Sì, sì. Pubblica. Di chi hai caricato? Poi dopo te la condivido, tranquillo. Questo se l'ha fatto Pino. Sì, condividi. Wow, che capelli che hai fatto, Ottavio. La voglio mandare prima. La voglio mandare prima a Vincenzo Abbatillo. Sembra una giovanotta da 30 anni. Pino, mi sembra. Pino, scusami un attimo. Sì. Mi sembra una giovanotta che ha 30 anni. Allora, Pino. Pino non ne capì, sembra che sì. Lui è una giovanotta che ha 30 anni. E calcio, ah. Emanuele. Allora, Ottavio. Ottavio. Forte a Vincenza, un grosso bacio a Vincenza, Anna Gianattacio. Ottavio. Amore, Stefania, Daniela Ditta. Luigi Semidai da Taranto, Piccina Mia da Taranto, Nicola Ricci da Taranto e tutti gli altri amici che ci stanno ascoltando, va bene? Ottaviuccio, ma questa te la sei fatta ora questa foto? Ma pure tu ti metti, vedi tu! No, ho detto te la sei fatta ora questa foto, è recente! Ma io sono quando sono più! L'hai visto? No, adesso la mandiamo pure a lui, così si rende conto. Perché non ti piace questa foto? Carmen Sitas. Brutto pedentone che non si ha, va. A chiamare Giova Curra. Giova, vieni a vedere cosa ha combinato qua Ottavio, vieni. E Gentile che mi ha detto. Ha detto che ti ama di più. Stasera vuole fare lei la cita. Ha detto tu vuoi fare Tarzan, io voglio fare cita. Tutto per Gentile. Ok, allora di noi ci sentiamo. Va bene. Ciao ciao. Okay. Ciao Ottavio, ciao buona serata. Ciao. Ciao ciao. 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 Bene, dopo Scardimaia ascoltiamoci ritornando alla voce di Emanuele Caianiello, La Paziella. Sì, questo è un bel brano, una bella canzone che ha avuto un grande successo negli anni 60, Mimmo Rocco. Io ho voluto omaggiarlo a lui, che poi ho inciso due o tre sue canzoni bellissime. Tanti auguri, voglio dire, a tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, di una buona vita. E un saluto al caro amico Ottavio Spezzacatena. Vai! D'abbandono e poi mi aspetta sera e da perdono per sta con te mentre mi stringi in tasti bracci
cagna panziera, ma vuota faccia, e c'ho niente solo per te. Una pazia è questa, amore, una pazia è niente più, io sono per te. E come una pazziella c'è pazzia, o stanca l'abbandono mia sabbia, per un capriccio c'è un famiglia, ma vi reggiagnerò, e tutto mi è da ridere, chissà sotto te. Bene, un saluto su questo brano anche per te, Daniela Ditta, benvenuta in radio. Ecco ma la pazzia è la sua pazzia, può stanca l'abbandono in mezza via, capriccia scende in famità, ma vi reggiagnerò, e tu da mi è da ridere, chissà perché, una pazzia è questa. Se non niente più, io so per te, io so per me. Capito niente, questa foto sta facendo impazzire tante donne. Sicuramente, sì. La prima è Vincenzo Badiello, ha detto: sì, che amore, voglio sposarmi subito con lui. E qualcuno ha detto: ma chi è? Mal dei primi tis. Ma chi è? Dei primi tis. Dici, ma chi è? Boh, non lo so. Non lo, no, perché... Io veramente gli ho scritto, ho detto, questo è Pino Di Maio 2, no uno. Due. Sì, Pino. E vabbè, Pino, ma lì sono i suoi capelli o è una parrucca? Scusami. No, io penso che lì è tutto originale. Ah, sì, noto anche io, sono capelli originali. Sì. Una biondastra. Una bionda, sì. Io vedo capelli originali. Capelli, la faccia. Capelli d'oro. È più truccata la faccia che i capelli. Sì. È vero. Ma pare che asciuta in due forno. Un bel capello un po' femminile sembra, una permanente femminile. Cari, mi dispiace per te, questa sì. È un'offesa. No, voglio dire un tipo di capelli che va... Ma tu che l'hai preso per un maschio? No, assolutamente. È una grande donna. Ah, allora quindi come certo. Tu mi dicevi è così allora. Quando lui dice sono Carmenzitas, una nuova radioascoltatrice. Ah, ecco, il suo riferimento... Ascoltatri, insomma, c'è. Significa che lui ascolta la radio. Ah, ecco. Poi c'è e poi quella foto che sta lì sopra. Ah, ecco, lui, il suo riferimento è sempre quello, Carmenzitas. No, Carmenzitas, una nuova radioascoltatrice. Ho capito. Vabbè, comunque, contenta lei, Pino, contenta tutti. No, io ci tengo perché... Non mi trovo bene in quel corpo da maschio, mi trovo bene qui in questo corpo femminile. Allora, Tommaso, tu cosa ti piace di questa foto? Secondo, cosa vedi di stranezza in questa foto, questi capelli? Questi capelli?
Cioè, io ho trovato qualcosa comunque, di nuovo, ma tu cosa trovi? Mi ha scritto, dice. Cosa trovi tu, guardando questa foto? Capelli da donna. Anche lui, Pino, scusami. Ma anche le spalle sono da donna. E poi c'ha una catena, senti che lui si chiama Ottavio Spezzacatena. Ah, perciò si è messo una quella catena. Una catena se l'ha messo alla gola per dire ogni tanto mi legano come il cane. Ah, ecco, ho capito. Catena. Ah, perciò lo chiamano Spezzacatena. Spezzacatena. Ah, lui, ecco. Ogni volta che lo legano a un palo, con la catena lui le spezza. Ma che lui spezza manco o spalo? No. A parte che lui non può perché c'ha sempre le mani occupate. Tutte e due. C'è la sul sedere, perché te l'ho detto pure prima. Soffre di emorroidi. Poverino, voglio capire che devo dire. Non lo so. No. Tu hai detto che devo dire poverino? Allora lui mi ha scritto grandissimi fedentoni tutti e ha giù. Ha scritto? Sì. Sì, mi ha scritto, dice, grandissimi fedentoni che non siete altro. Io sono un grande mascolo. Mi stanno facendo perdere tutte le fans perché mi stanno scrivendo, dice che io sono... l'altra sponda, ecco, ogni scarafone diciamolo perché... Ormai siamo tutti vaccinati, siamo tutti adulti sulla radio. Sì, sì. E allora lui dice, perché ogni tanto si dice, no? Mi sono convertito, è lui che vuole arrivare a questo. Allora, e allora lui, lei, dice che è una donna, ma noi diciamo che è un ricchione. Oh, mannaggia, vedi che ora lui scriverà di nuovo. Scriverà di nuovo, è già scritto. Dona pazienza, ha detto piace la tua foto. Ti piace la tua foto, hai visto? Ottavio adora. Ha detto Dona pazienza, ha detto Vincenzo Abbadie, tu fatti da parte perché se c'è qualcuno che se lo deve sposare, non la prima perché. Sono io. Ha scritto. Ha detto siete due fedentoni, due Emanuele. E che ci tieni, Ottavio? Ma... Allora, mandiamo Mi vuoi rovinare di Roberto Torre. Ah, sì, una bella canzone questa qua. Magari facciamo conoscere un po' tutte quante queste canzoni. Sì, anche questa. A parte che ormai ci sono conosciute. Sì. Abbiamo ogni fatto... tanto bisogna pure cambiare. Sì. Allora, mi vuoi rovinare un bellissimo brano ritmato, allegro, e quindi ascoltiamolo. Ce la dedichiamo a Ottavio. Ciao Ottavio. Ciao Ottaviuccio. Ma che ti mi sembrava, tu me lo arruvina. Questa è una relazione che io non voglio avere. Potti è stata solo un momento. Potti mi sono occupata solo una volta estate. Eppure si droglia bene. Non è la stessa cosa che c'è di. Tu mi vuoi rovinare. Tu fai guerra a sto cuore. Tu non mi conosci tu. Sai che basta soffattir. Tu mi vuoi rovinare, ma non mi vuoi fregare. Andando da mia moglie tanto ciò saggio che non credo a te. È stato soltanto una moda e io non sapevo che era così. Mai avanzare l'amore con la carogna del mattino. Tu mi vuoi rovinare, ma io potrei anche negare di averti conosciuto e non lasciamo stare. Ma che te mi sembrava, ma che te mi sembrava, con me non c'è poco. Tu verti in questa guerra e i suoi tutto stili. Questa è una storia mai cominciata. Tutti mi sono occupato solo una volta e basta. Eppure se la voglio bene non è la stessa cosa che c'è di. Tu
mi vuoi rovinare, vuoi fare guerra a sto cuore, tu non mi conosci, tu non sai che basta soffatti, tu mi vuoi rovinare, ma non mi puoi fregare, andando da mia moglie tanto ci saccio che non credo a te. Soltanto una moda e io non sapevo che era così, mai avanzare amore con una carogna come a te, tu mi vuoi rovinare, ma io potrei anche negare di averti conosciuto e non lasciamo stare. Che lei mi sembrava vicino, così tosto, ma sono tutto ste idee, perciò lasciamo stare. Bene, Emanuele, siamo giunti anche con l'ultimo brano in programma di questa sera. Sì, io non faccio altro, vado a ringraziare a te Pino, abbiamo trascorso quest'oretta di musica, della musica ma bella. Ma io ringrazio te della tua bellissima visita, veramente mi hai fatto una sorpresina stasera. Ma tu sai che a me fa sempre piacere di stare nella buona compagnia, poi oggi oltre alla buona compagnia dei telespettatori insieme con te, poi c'è stato anche Tommaso che lo facciamo salutare anche a lui. Sì, ciao a tutti. Bene, un piccolo, chiedo scusa, Manuele, sì, un piccolo messaggino per Ottaviuccio. Mi chiedevi di Roberto Doria, Respiro Mio. Allora, io te lo inserisco domani mattina. Ah, perfetto, ok. O passiamo l'ultimo brano perché abbiamo terminato il programma. No, e poi... ma anche perché andando oltre un'ora, ecco, poi... È un caos dopo per mandarlo su internet. Esatto, creiamo un po' di problemino, diciamo, ai passaggi televisivi, poi da YouTube, perché il file... caos. Viene troppo lungo, quindi devi non ce la fa. Allora, quanto più corto è, più si lavora presto. È un lavoraccio, Domani mattina, ma loro lo sanno che io accontento subito, immediatamente. Però... Domani mattina ascolti Respiro Mio, allora. Domani mattina presto per la Quaz. Grandissimo Benedetto. Bene, da parte mia buona giornata, buon proseguimento, buon fine settimana e una buona estate a coloro che sono a loro, un buon lavoro, una buona settimana e buone vacanze a quelli che in questo momento si sono messi in partenza per chi va al mare, chi va in vacanza e chi si va a godere la vita, che è una cosa bella. Buona vita da parte di Emanuele Caianiello. Ciao Pino, ciao Tommaso, ciao a tutti. Bene, io voglio salutare Vincenzo Abbatillo, Clarissa Nuvolino, Ottavio Spezzacatena, che si sono praticati nel scriverci stasera, e salutoni per tutti coloro che ci hanno seguito su tutti i dispositivi Android. Nonché sui smartphone, iPhone e tutto il resto. Non mancate mai, mi raccomando, e noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle ore 10. Ciao ciao. Eccolo qua, ultimo brano in programma, Non mi parla la smana di Rosario Albano. Ciao. Pronto. Mi ha scusa se sto chiamando a te a quest'ora, ma è successo che la casa viva già, pure chiavare in da sacca s'ha pigliata,
ha giurato che non mi può perdonare. No, tu rimmi solamente a dove trovi, che non te ne cacciare in tuo cuore, ma venga a te via e vieni con me. Non mi parla una settimana, sei fissato con me, che ti essi nata storia, secondo te sei per me, ma la tua storia non lo facessi mai, dammi una mano per ci fama capire. Si sta in coppia insieme, state zitta e non parla, una moglie era trascurata, certe cose te può fare, e tu sai a colpa è pura noi, è poco tempo che sai regalare. Io non faccio niente male, solo che si affatica, non può dire frenuto, si può che stia a verità. Che il po' non è cattivo, ti va bene, lo può pure passare. Chiamate che da ritta si è calmata, qua decisi non parla manco con te. No, no, che l'è geloso fine di tuo cuore, che anche per te tieni te pensieri, solo chi è innamorato fa così. Non mi parla una settimana, sei fissato in cuore a me, che te ne sei nata storia, secondo te per me, ma la tua storia non lo facessi mai, dammi una mano per ci farla capire. Ci sta in coppia insieme, state zitta e non parla, una moglie era trascurata, certe cose te può fare, e tu sai a colpa è pura noia, è poco tempo che sai regalare. Io non faccio niente male, solo che si affatica, non può dire frenuto, si può che stia a verità. Il po' non è cattivo, ti va bene, lo può pure passare. Io non faccio niente male, solo che si affatica, dicere frenuto, si può che stia a verità. Che il po' non è cattivo, ti va bene, lo può pure passare. Andiamo, vieni, Rosa. Fras, ciao padri. Padri, ma che c'hanno a fare? Sta qua, lo sai. Hai visto? La gente che lo passava, che ha abbracciato, basato. Dimmi una mano. Buonanotte, Rosa. Ciao padri. Buonanotte. Buonanotte, Frank. Buonanotte.